Ciao a tutti amici di Ripple, oggi siamo qui in compagnia del nuovissimo HTC One, eccolo qui, presentato pochi giorni prima dell'inizio del Mobile World Congress, lo avevamo già visto in quella circostanza, finalmente però abbiamo avuto la possibilità di provarlo e di farne una review completa. Vediamolo dunque nel dettaglio. Partiamo dunque col parlare del design. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo ricavato da un unico blocco di alluminio per quanto riguarda il retro, che risulta molto molto bello sia al tatto che come feeling quando viene tenuto in mano. Ha un frame in plastica che circonda tutto quanto il dispositivo e di fronte troviamo nuovamente due parti in alluminio e un vetro Gorilla Glass per quanto riguarda la parte del display. Molto bello molto bella è la lavorazione che è stata fatta per quanto riguarda l'incisione degli speaker, dunque sul frame in alluminio. Devo dire che la cosa è riuscita, anche perché oltre all'ottimo posizionamento, HTC ha anche effettuato un'incisione veramente di qualità. Sul fronte ci troviamo inoltre ad avere due pulsanti tattili per quanto riguarda lo scorrimento dei menu. Abbiamo dunque il tasto home e il tasto indietro, ma anche invece un ipotetico tasto opzioni o multitasking, come abbiamo visto in tanti altri dispositivi, ma diciamo che all'incirca la navigabilità del dispositivo risulta abbastanza comoda con questi due pulsanti. Abbiamo qui una fotocamera frontale da 2 megapixel, ma la vera protagonista è sicuramente la fotocamera posteriore principale ultrapixel, della quale parleremo più avanti. Sempre per quanto riguarda il design, sul retro abbiamo questi intarsi in plastica che sono molto molto belli e non vanno a rovinare quello che è il design, ma soprattutto saranno stati disegnati per permettere di non creare interferenze tra l'alluminio e le antenne. Nella parte in alto abbiamo, nella parte superiore abbiamo il jack audio da 3.5 mm, mentre sulla sinistra abbiamo il nostro tasto di accensione che, come potete vedere, non è in rilievo, è tutto completamente a livello con il frame. Lo vedete che all'incirca è parzialmente trasparente perché questo nostro tasto può essere utilizzato anche per comandare a distanza televisori o decoder o molto altro tramite un'applicazione apposita che HTC ha inserito all'interno del proprio dispositivo. Qui sotto potete invece vedere la ormai consueta brandizzazione da parte di Beats, che tramite un motore interno permette un'equalizzazione del suono per renderlo più piacevole all'ascoltatore. Passando alla parte inferiore invece troviamo il connettore per la micro USB, che è stato stranamente posto sotto sopra. Infatti, come vedete, questo trapezio, se così lo possiamo chiamare, questo poligono, è stato posto con la base minore rivolta verso il basso e la base maggiore rivolta verso l'alto. Scelta strana, non si sa perché HTC abbia scelto di fare così, ma vabbè, insomma, ci si fa l'abitudine e bella finita. Qui invece sulla sinistra abbiamo il nostro ingresso per la micro SIM, mentre sulla destra abbiamo il bilanciere del volume in alluminio con un disegno che non so se riuscite a vedere, non credo, ma nulla di eclatante. Passiamo al display. Display da 4,7 pollici con risoluzione Full HD, ovvero 1920x1080. Abbiamo una densità di pixel mai vista prima, ovvero 468 pixel per inch. Veramente fantastica, non si riesce a vedere il pixel neanche mettendoci molto vicini al display. Il display adotta una tecnologia Super Clear LCD 3 che ci permette di poterlo visualizzare da qualsiasi angolazione. I colori sono molto più tarati rispetto a quelli di un AMOLED, ma i neri a mio modo di vedere risultano comunque più profondi rispetto a quelli di un IPS, dunque ottimo lavoro da parte di HTC in questo caso. Oltre ad essere molto molto bello e molto chiaro in condizioni di luce favorevoli, dunque non troppo elevate, anche quando ci si trova sotto il sole, l'HTC One ha un display che non perde e bene o male è visibile
normalmente senza bisogno di coprire la luce o molto altro. Dunque, il display è completamente promosso a pieni voti. Passiamo alla batteria. Modulo, come si può vedere da questa versione, che è differente da quella developer progettata in un secondo momento da HTC, non apribile. Dunque, questa versione abbiamo una batteria interna da 2300 mAh, una capacità anche di tutto rispetto, l'abbiamo vista già simile su altri dispositivi. Ciò che importa però spesso in questi casi è la gestione della batteria. Gestione che in questo caso da HTC viene fatta anche abbastanza bene. Abbiamo anche la possibilità di tenere sotto controllo il livello di batteria, proprio che vedete qui segnato in percentuale, ma in realtà questo è un acquisto che ho fatto su Play Store perché di base, purtroppo non si sa perché, HTC decide di non permettere la visualizzazione della percentuale vicino all'icona della batteria. Comunque sia, tornando a noi, possiamo vederne l'utilizzo come in moltissimi dispositivi Android. Abbiamo una modalità sleep che ci permette di disattivare automaticamente la connettività durante periodi lunghi di standby, il risparmio energia attivo disattivato. Noi in questo caso lo disattiviamo così abbiamo la possibilità di visualizzare al 100% le prestazioni di questo device. E poi fast boot che sinceramente non ho capito cosa serve, ma l'ho lasciato acceso perché comunque sia dice di essere una funzione che permette un avvio e uno spegnimento rapido del device, che sicuramente non guasta. Con un utilizzo medio risulta abbastanza prestante questa batteria che dura all'incirca 8 ore, diciamo così, insomma, vedete che io sono anche connesso in LTE e non si scarica così velocemente. Parliamo ora di fotocamera. HTC ha deciso di introdurre sul mercato la fotocamera ultrapixel, ovvero una fotocamera con un sensore che possiede dei pixel più larghi rispetto al normale. Grazie ad un abbinamento di questi con un'apertura di diaframma ben f2.0, abbiamo un maggiore ingresso di luce all'interno del sensore che permetterà di effettuare sia scatti più luminosi in condizioni di scarsa luminosità esterna, sia degli ottimi sfocati in caso di fotografie macro. La fotocamera ultrapixel, diciamo che poi è stata utilizzata anche come spinta dal punto di vista di marketing, perché HTC in questo modo ha nascosto i soli 4 megapixel che vanno a comporre questa fotocamera. Vedete che comunque sia gli scatti che riproporrò poi anche sul sito, all'interno dell'articolo con il resto della review, sono comunque ottimi sia in condizioni di buona luminosità che appunto scarsa luminosità. Quando si è in notturna, però, abbiamo riscontrato un problema, ovvero la presenza di fasci in caso di luminosità diretta nei confronti della fotocamera. Se infatti la luce arriva direttamente, non sarà più puntuale come teoricamente dovrebbe essere, ma andrà a coprire parte dello schermo con dei fasci e risulterà rovinare lo scatto, mentre per esempio non a luce diretta lo scatto risulta veramente ottimo rispetto ai device della concorrenza. Parliamo di ZOO, una funzione sicuramente interessante che permette, oltre allo scatto della fotografia, anche di girare un breve video di pochi secondi attraverso il quale potremo appunto navigare, vedete qui, per scegliere quale sia il fotogramma effettivamente migliore e che poi vorremmo decidere di tenere. Ovviamente HTC ZOO ha sia dei punti positivi che dei punti negativi. I positivi sono sicuramente la possibilità di scegliere il fotogramma a piena risoluzione perché il video viene girato a risoluzione maggiore rispetto a Full HD. Purtroppo invece tra gli elementi negativi abbiamo quello dell'esportazione. Cosa intendo per esportazione? Quando voi collegate per esempio il vostro account di Dropbox con il telefono, oltre a ricevere ben 20 GB gratuitamente per 2 anni, che è un grande pro per questo telefono, avrete la possibilità di eseguire l'upload direttamente degli scatti sulla vostra cartella condivisa su Dropbox. Quando andate a eseguire l'upload di un file di ZOO, oltre all'upload del video, vi sarà anche l'upload di ogni singolo fotogramma e dunque la vostra cartella verrà, per così dire, intasata da questi scatti. Per quanto riguarda invece i video, vengono appunto realizzati in Full HD,
perché i 4 megapixel permettono di eseguire anche riprese a risoluzione maggiore rispetto al Full HD. Sono fluidi, molto buoni anche nella ripresa. Ne vediamo per esempio uno fatto, oltre a quelli girati con Zoe, appunto. Vediamo per esempio questo. Risultano fluidi anche dai colori buoni. Ovviamente visti qui fanno un certo effetto, visti sul computer o su uno schermo più grande ne fanno un altro, perché comunque sia abbiamo un'ottimizzazione del video all'interno, grazie a motori interni di renderizzazione grafica del telefono, che migliorano la qualità sul device. Sul computer risultano forse un attimino più spenti, ma tramite un po' di post-produzione sicuramente possono risultare ottime riprese. Buono l'audio, abbiamo detto, vi è la possibilità di eseguire riprese in slow motion o a velocità, vedete qui si può settare a velocità maggiorata. Eccolo qui, possiamo ovviamente scegliere la qualità del video, le ISO e tutto il resto. L'interfaccia dell'applicazione fotocamera barra videocamera è molto molto semplice, ci permette l'attivazione di Zoe, del flash o delle varie funzioni. Comunque sia, risulta semplice e comprensibile da tutti, il che è veramente un'ottima cosa rispetto a interfacce di altri brand. Passiamo ora alle prestazioni e al software. Sappiamo che l'HTC One è stato equipaggiato con un processore Snapdragon 600 quad core, la cui clock è di 1,7 GHz, con a supporto ben 2 GB di RAM. Abbiamo inoltre anche la connettività LTE, come potete vedere, che permetterà una navigazione attraverso internet molto molto fluida, grazie anche al supporto dato dal processore e dalla RAM. Per quanto riguarda la memoria interna, come abbiamo detto prima, non è espandibile, infatti sul frame non sono presenti degli slot per micro SD, e risulta essere di 32 GB per quanto riguarda il mercato europeo, mentre teoricamente per il mercato asiatico dovrebbe esserci addirittura una versione da 64 GB. Ottime sono le prestazioni anche sotto stress. Noi abbiamo provato per esempio ad avviare Vice City o altri giochi, vedete che si avviano in pochissimo tempo. Facciamo una breve prova. Eccoci qua. E in circa una trentina di secondi avremo la possibilità di giocare con i nostri titoli preferiti. Anche quando messo sotto stress, appunto abbiamo detto, con applicazioni per esempio come Photoshop o altro, risulta molto prestante. Purtroppo il device risulta scaldarsi quando appunto vengono utilizzate più applicazioni nello stesso momento. Non si parla di temperature altissime o elevatissime, però comunque sì, si sente che il device scalda. L'HTC One di stock è equipaggiato con Android Jelly Bean 4.1.2 con la nuova interfaccia grafica Sense 5. Come potete vedere, si scorre non più da destra a sinistra, ma dall'alto in basso. Mentre per quanto riguarda l'home screen, adesso vedete che io ho questa impostata, ma sulla sinistra appare una vera e propria novità, ovvero il Blink Feed. Blink Feed, che è un vero e proprio lettore di feed, è impostabile. Possiamo vederci i nostri calendari, come potete vedere qui, ecco, adesso si è aggiornato giusto ora. Calendari, poi possiamo impostare le news da Facebook, da Twitter, da LinkedIn, oppure addirittura, in base alla, nostra localizzazione, potremo scegliere, per argomenti i nostri interessi e il servizio con il quale viene, ad integrarsi HTC Blink Feed. Andrà a ripescare tutte le novità da riproporci. Interessante la possibilità anche, una volta scorse tutte le novità, di poter tornare su con un semplice tap nella parte alta, appunto. Parliamo di Sense 5. Abbiamo detto che purtroppo è poco personalizzabile, infatti per qualsiasi cosa, non, per esempio una stupidaggine può essere l'impostazione dello sfondo. Andiamo su una fotografia, decidiamo di impostarla come sfondo.
Eccola qui, imposta come, mettiamo sfondo e non possiamo ridimensionare l'immagine, come potete vedere, ma dobbiamo semplicemente scegliere la nostra porzione di scatto da utilizzare. Questo cosa comporta? Comporta che purtroppo, visti i 4 megapixel di fotocamera e in realtà invece uno schermo così ben definito, quando saremo sullo sfondo probabilmente potrebbe risultare un po' sgranato. Non so se riuscite a vederlo da qui, però potrebbe effettivamente risultarlo e la cosa potrebbe essere poco simpatica. Invece, ottima implementazione da parte di HTC finalmente è il multitasking tramite doppia pressione del tasto Home, cosa che solitamente non viene presa in considerazione da parte di altri brand che si ostinano a scegliere la pressione prolungata per avviare il multitasking. Invece in questo caso, proprio grazie alla doppia pressione, possiamo accedere molto velocemente e chiudere le applicazioni semplicemente con uno swipe verso l'alto, il che è veramente comodo. Parliamo invece di tendina delle notifiche. Sapete che a me piace molto parlarne perché la trovo molto comoda. In questo caso invece non abbiamo, come vedete, i toggle per l'attivazione o la disattivazione di WiFi, per esempio, piuttosto che Bluetooth, GPS e molto altro. E questo è veramente uno svantaggio per l'utente che, se vuole per esempio modificare la luminosità, è per forza costretto ad uscire, magari installare, come ho fatto io, dei toggle di terze parti e modificare il tutto da lì. Purtroppo anche questa è stata una scelta sicuramente modificabile via software e speriamo che HTC si renda conto della cavolata che ha fatto e la sistemi. Per quanto riguarda invece i lati positivi, sicuramente la tastiera è uno di questi. Io sono solito cambiarla e installare SwiftKey, per esempio, mentre per quanto riguarda appunto la tastiera, in questo caso non l'ho modificata. Sono entrato nell'applicazione telefono non per sbaglio, ma per mostrarvi un'ottima funzione. Qui ovviamente copro il numero della persona interessata, ma appunto la possibilità direttamente nel tastierino numerico o di avere il tastierino numerico per comporre un numero oppure di switchare e di avere la tastiera QWERTY per selezionare una persona e chiamare il numero direttamente. Questa secondo me è veramente una genialata da parte di HTC che dovrebbe essere implementata anche da altri produttori perché risulta comoda soprattutto quando si cerca di fare una chiamata in velocità e non si conosce il numero, non si vuole andare sulla rubrica e perdere tempo, ma eseguire il tutto direttamente nella stessa finestra. Purtroppo, lato negativo, invece, come avrete potuto forse notare prima, è l'integrazione della galleria di Facebook all'interno della galleria fotografica. Purtroppo, è una cosa obbligatoria, dunque se voi volete utilizzare Facebook tramite l'applicazione, quando andrete ad eseguire il login vi ritroverete, boom, qui sulla galleria tutte quante le fotografie dei vostri amici, non amici, eccetera, eccetera, e pagine che seguite, il che purtroppo non è che sia proprio il massimo. Dovrete entrare all'interno del menu foto, eccolo qui, per poter scorrere gli scatti che avete eseguito o i video che avete girato direttamente nel dispositivo. Questa cosa non mi è proprio piaciuta perché, vabbè, insomma, sinceramente non è che ho sempre interesse a vedere quello che combinano i miei amici direttamente qui sul mio telefono. E dunque la ritengo un po' una stupidaggine. Cosa invece interessante è la modalità auto. Modalità auto che una volta avviata mette a disposizione un'interfaccia molto semplificata per l'utente e grazie ad essa possiamo appunto accedere ai nostri brani, telefonate, navigazione alla musica, a varie impostazioni e contatti oppure possiamo, come vedete qui ho aggiunto Copilot, aggiungere applicazioni che verranno inserite in questo spazio proprio per essere raggiunte in velocità e senza creare pericolo per chi è alla guida. Diciamo che quest'applicazione mi è risultata molto comoda ed interessante, soprattutto perché, per esempio, avviando musica, una volta che io sceglierò di ritornare alla home, mi tornerà sempre all'interno di questa interfaccia semplificata. Dunque, la sicurezza è sicuramente un punto di interesse da parte di HTC che crea del vanto anche per questo dispositivo. Io sinceramente ho apprezzato moltissimo questo sforzo che non mi pare di aver visto su nessun altro telefono. Una volta finito, basterà premere su Esci e torneremo nella nostra classica interfaccia. Passiamo ora al comparto audio. Comparto audio, come vedete, abbiamo parlato anche prima del Boom Sound, questo sistema di due speaker posti frontalmente, ottima la scelta,
perché appunto abbiamo la possibilità di ricevere direttamente il suono in qualità stereo da questi due speaker, speaker il cui output è di ben 93 decibel A, che risulta essere veramente potente. Adesso possiamo fare anche direttamente una prova. Facciamo Bob Dylan, per esempio. Alziamo il volume. Io spero riesca a rendere il tutto. Vedete che fin da subito, appena premiamo play, si attiva il nostro equalizzatore, il nostro motore di Beats Audio che continua la sua collaborazione con HTC. Lo vedete anche qui nelle impostazioni, possiamo disabilitarlo, attivarlo direttamente da qui. Molto interessante la possibilità di poterlo utilizzare qualsiasi volta vogliamo utilizzare i nostri speaker e non è un motore interno all'applicazione musica. Dunque, se volete utilizzare, come ho fatto io, un'applicazione di terze parti, io utilizzo spesso Double Twist perché mi trovo molto bene con l'integrazione della mia libreria con iTunes. Sicuramente avere la possibilità di utilizzare il nostro motore interno di Beats Audio è ottima come cosa. L'output è molto buono anche per quanto riguarda il nostro jack audio qui in alto, che permette un'uscita audio comunque di qualità e dal volume elevato, non come per esempio avviene sui dispositivi Samsung. Per quanto riguarda invece i video, ci troviamo di fronte ad un display, come abbiamo detto, veramente fantastico, che ci permetterà di godere appieno di video in Full HD. Potremmo farlo tramite applicazioni come per esempio YouTube, oppure, visto che HTC ha deciso di non creare un'applicazione specifica per i filmati, tramite la galleria dove troveremo tutti i video che abbiamo girato, più quelli che andremo ad aggiungere esternamente. Vi mostro per esempio un breve video per mostrarvi l'interfaccia appunto dell'applicazione. Molto molto semplice, abbiamo il tasto play e pausa semplicemente, la possibilità di vedere a che punto siamo col video, di modificare il volume tramite un bilanciere interno oppure, come sappiamo, possiamo farlo anche tramite quello fisico, la possibilità di scattare uno screenshot, una piccola finestrella, infine che ci ricorda l'ora e la batteria e la percentuale di batteria rimanente. Dunque, una interfaccia molto molto semplice, però azzeccata, perché alla fine quando uno guarda un video, quello è ciò che serve sapere. Eccoci quindi qui per le conclusioni. Partiamo dai pro di questo dispositivo. Sicuramente ha un design unico, veramente fantastico, un display altrettanto unico nel suo genere, in quanto ha una risoluzione pazzesca e per la dimensione ha una densità di pixel fantastica, formidabile, neanche raggiunta dal Samsung Galaxy S4 che ci si avvicina, ma non raggiunge i 468 pixel per inch di questo device. Abbiamo inoltre delle prestazioni di eccellenza grazie al processore e alla RAM che supportano un sistema operativo ormai rodato quale Android 4.1.2. E abbiamo una fotocamera ultra pixel con apertura di diaframma di ben f2.0, che significa che avremo la possibilità sia di catturare moltissima luce sia di avere degli sfocati veramente unici. Altro pro è sicuramente la possibilità di avere gratuitamente per 2 anni 20 GB di storage su Dropbox quando viene effettuato il collegamento tra il dispositivo e il proprio account. Infine abbiamo anche un apparato audio veramente unico. Boom Sound è stata veramente una scelta geniale da parte di HTC, fin dal posizionamento appunto degli speaker sulla parte frontale del device. Parliamo invece di contro, che non sono moltissimi, però ci sono come in ogni device. E in questo caso sono una fotocamera da 4 megapixel perché purtroppo la risoluzione della fotocamera a volte potrebbe risultare bassa rispetto agli standard ormai raggiunti dalla tecnologia mobile. Abbiamo poche possibilità di personalizzare il sistema, dunque la Sense che risulta ancora un po' chiusa, una tendina delle notifiche
che non è scarna, non esiste proprio dal punto di vista dei toggle, dunque dovremo uscire, andare sulle impostazioni e poi modificarle. Speriamo che con i futuri aggiornamenti della Sense HTC rilascerà questa possibilità per gli utenti, anche perché è veramente comodo, sarebbe stupido non farlo. E altra purtroppo pecca di questo device è che, sempre a causa dell'integrazione con i vari social eccetera, quando siamo all'interno della galleria fotografica siamo per forza obbligati ad avere con noi anche tutte le foto degli amici di Facebook. Dunque, per forza, se vogliamo utilizzare Facebook su questo dispositivo, l'unica alternativa al web, alla web app, è avere l'applicazione nativa con l'integrazione all'interno della galleria delle foto di Facebook. E questo device però risulta veramente interessante, noi lo consigliamo sicuramente sia ad un pubblico più giovane che ad un pubblico magari un po' più professional. La batteria è abbastanza buona, noi sinceramente rispetto a quanto abbiamo letto sul web siamo rimasti comunque molto soddisfatti. Parliamo di prezzo e di ultime indiscrezioni sulla disponibilità in Italia, si tratta di 699 euro per la versione, unica versione che uscirà da 32 giga in colorazioni nero o argento. E per quanto riguarda la disponibilità, ultimamente si rumoreggia che arriverà a inizio maggio. Speriamo un po' prima, però purtroppo ci sono stati dei ritardi che hanno spostato l'uscita da metà marzo fino a metà aprile e ora a maggio. Per quanto riguarda il prezzo, sempre sapete che oltre a proporvi o a dirvi qual è il prezzo ufficiale, noi parliamo sempre anche dei prezzi che si possono trovare sul web, per esempio su Amazon o su Expansys, che offrono dei prezzi ribassati rispetto al mercato nazionale. Se il video vi è piaciuto, comunque sia, rimanete con noi tramite l'iscrizione al canale, potete sempre commentare qui sotto oppure tramite i commenti nell'articolo che verrà linkato nella descrizione. Per ora è tutto, con l'HTC One un saluto e al prossimo video.